La fonte che è nel nostro vero io ama gli altri. Se trovi qualcosa dentro di loro che ti spinge a odiarli o a non amarli, crei resistenza. Così, quando cerchi le ragioni per apprezzare, le ragioni per amare, in realtà cominci ad allinearti con chi sei veramente. E non sarai mai felice, non starai mai bene, non realizzerai lo scopo della tua esistenza, non sarai mai chi sei veramente a meno che non ti trovi in quello stato di amore. I pensieri che facciamo sono vibrazioni, vibrazioni che esercitano un'attrazione. Quindi, se in noi prevale una condizione negativa, la nostra offerta vibrazionale ne sarà pesantemente danneggiata e perderemo gran parte della nostra attrattiva. Però, se ci prenderemo il tempo necessario per trasformarla da negativa in positiva, cambieremo il nostro grado di attrazione. Questa è la cosa più importante da capire. Solamente le emozioni ci aiutano a capire con esattezza dove ci troviamo rispetto a dove vorremmo essere. Una volta compreso questo, e se, come dice Joseph Campbell, abbiamo imparato a perseguire la nostra beatitudine, arriveremo sempre dove vogliamo. Meglio ti senti, più sei allineato a livello vibrazionale con chi sei veramente. Integrità vibrazionale significa essere allineati con chi si è davvero. Quindi, nutrire pensieri positivi è la chiave per allinearsi con il vero sé.